facciamoci la foto perché siamo qua ancora insieme adesso. La prima foto che io posterò domani sarà quella di chi ce l'ha fatta. Grazie! Ecco. E tu hai voglia di dire sto bene, anche perché negli anni scorsi, quando ti dicono come stai, in automatico dici sto bene. Io l'anno scorso, in questo momento, stavo da culo. Veramente non riuscivo a stare neanche in piedi. E grazie agli interventi che mi ha fatto a gennaio e aprile, sto bene, ho degli esami che sembrano quelli di un bambino, puliti completamente. Ho la gioia di quelle e ho il rammarico di una cosa che mi viene da Bergamo. L'ultimo ricovero, il penultimo ricovero, ma quello decisivo che mi ha risolto i problemi è stato, sono entrato il 12 di gennaio in ospedale. Il 13 mi hanno fatto gli esami, il 14 mi hanno operato e hanno risolto il problema. Il 14 di gennaio, aspettate a applaudire perché qui ti viene da incazzarsi un po', il tribunale di Bergamo mi condanna a 1 anno e 6 mesi nella stessa giornata per il caso della Chieng e della battuta che non ho mai fatto, per l'amor del cielo, mai fatta quella battuta, 1 anno e 6 mesi, 1 anno e 6 mesi di carcere, non lo danno più neanche a chi rapina o stupra una persona. Io per quel comizio mi sono beccato 1 anno e 6 mesi. Mi girano un po' le palle perché il mio avvocato ha presentato un legittimo impedimento. Quando sei in ospedale magari uno avrebbe anche titolo di potersi difendere. Mi hanno condannato il giorno in cui sono stato operato in sala operatoria. Della sentenza l'ho saputo, uscito dalla sala di rianimazione, perché hanno negato il legittimo impedimento, perché forse pensavano mi fossi fatto un lifting, qualcosa del genere. Mi hanno operato per un tumore. 15 giorni di un ricovero, il legittimo impedimento l'hanno consentito anche, credo, a Totò Riina. Io mi auguro che questa vicenda si risolva in appello, però una cattiveria del genere francamente non me l'aspettavo. Però andiamo avanti così. Allora, posso capire come, io non credo sia deluso, sarà magari un po' incazzato, Matteo Salvini rispetto al fatto che qualcuno gli ha chiesto un'autorizzazione a procedere per processarlo, perché facendo il ministro degli interni ha fermato una nave di irregolari, cioè gente che non poteva venire, gli ha tenuti 4 giorni, non 40, prima che il resto d'Europa si facesse carico del problema dell'immigrazione. Deve andare a processo per aver difeso i nostri confini. No, grazie, non ci sto. Perché io l'ho detto, e scusate, qui debordo nella politica, però un pochino di chiarezza quando si è tra i militanti ci vuole anche, perché qui di militanti ce ne sono tanti, anche quelli della prima ora. Anche chi se n'è andata poi è tornato, che è bellissimo anche vedere anche quello, Per me la cosa più bella è chi ha detto non va bene qualcosa nella Lega se ne torna e milita nella Lega. Ce n'è uno in prima fila questa sera e quindi per me è tanto di cappello chi riconosce un proprio un errore e poi torna. Perché oggi è tutto bello e bravo, guardate, io sono sicuro domani sera qui ci sarà il mondo, c'è Salvini, tutti presenti,
Serve perché bisogna farsi vedere. Anche stasera però. Sta zitto così. T'ho riconosciuto subito. Serve perché bisogna, per chi è già eletto, per farsi ricandidare. C'è per chi vuole essere candidato e farsi candidare. Ragazzi, è il genere umano quello lì. Ma se uno è bravo, fa bene a farlo, a me le calculo stanno un po' sui coglioni. Ecco, questo ve lo dico. Poi dopo, come dico al congresso, ho detto al congresso, perché è giusto che lo sappiano anche i militanti, ragazzi miei, noi ci troviamo di fronte a una Lega diversa, a una Lega che ha preso in mano Salvini al 3,9%. Prima sentivo Riccardo che ci ha detto siamo al 35%, io non lo so, siamo al 33%, il 32%, il 38%, non lo so, ma siamo sopra il 30%. Dieci anni fa, se io l'avessi detto da qui, dicevano tiratelo giù dal palco perché l'hai matto. Ci siamo arrivati. E quel ringraziamento che deve venire stasera, non domani, quando c'è lui, per lo sforzo che sta facendo in ogni piazza, in ogni via, in ogni crisi aziendale, in ogni televisione, in ogni social, dovete glielo dare stasera a Salvini con un bel applauso. Io ho sentito chi anche tra gli eletti diceva ma perché va sempre Salvini alla televisione, deve andarci qualcuno di noi, maggior presenza degli eletti. E io ho detto in televisione si va per portare a casa dei voti, non per perderli, e quindi lasciamo fare il lavoro a chi è in grado di farlo. Ma vivendogli a fianco, io so il sacrificio e il sacrificio che lui sta facendo fare alla sua famiglia. Perché ciascuno di noi, tutti, deve far perdere qualcosa alla propria famiglia. Augusori? Guardate che adesso chiamo Salvini e dico che gli parlate dietro mentre io parlo di lui. Siete veramente. Vabbè, alle prossime liste ci penseremo. Comunque, mi ha rovinato veramente tutto. Sta arrivando anche la parte più bella, perché non c'è solo uno sforzo fisico dietro, c'è una testa, un progetto e qualcosa che cambia. E qui lo so di toccare un nervo scoperto, la Lega Nord e la Lega per Salvini Premier. Lega Salvini Premier. Allora, io ho sempre sostenuto a Bergamo, ma l'ho fatto anche a Reggio Calabria, perché tanti chiacchierano e invece bisogna andare un pochino a Bergamo, un po' a Bolzano, un po' a Reggio Calabria. Io sono nipote di un nonno che ha fatto un partito per cui il motto era Bergamo nazione e tutto il resto meridione. Il MAP, Movimento Autonomista Bergamasco. 57. Basta, espulso. No, ti abbiamo già espulso, scusami. 15 anni fa io ero candidato nella circoscrizione Isole, Centro e Sud per le europee e sono andato a fare la campagna elettorale dicendo Bergamo nazione e tutto il resto meridione, prima o poi imparerete. Adesso stanno imparando anche loro. Per cui se la Lega deve diventare nazionale e non essere più solo Lega Nord, è perché se qualcuno fa, ma prendete la carta e la penna, lo fate, i 2/3 dell'elettorato in Italia vota nel centro e nel sud.
Quindi se vogliamo far passare l'autonomia e tutto il resto, dobbiamo andare al governo del paese e quindi prendere, come sta facendo Salvini, anche quei 2/3 di elettorato. Poi rompono le balle perché siamo diventati sovranisti. Ma se il sovranismo vuol dire difendere le nostre coste rispetto all'invasione, l'invasione degli extracomunitari, ma rispetto a quello che dicono all'estero o in Europa, sul confine internazionale europeo, io sono sovranista, non voglio accettare le cose che mi vengono dall'Europa piuttosto che da qualunque altro leader europeo, però siamo, dicono, popolari. Siete populisti come se fosse un insulto. Se uno mi accusa di pensare al popolo, e per me il popolo vuol dire il lavoro, la pensione, la famiglia, l'invalidità, la sicurezza, l'ordine pubblico, l'impresa e tutto il resto, io sono populista e me ne vanto, punto. Poi, e mi ero dimenticato al congresso di dirlo, l'altra frase che viene sempre fuori è: non siete più federalisti. Cazzo, è una roba bestiale. Perché l'ignoranza qualche volta fa male. Quando io vedo Zaia piuttosto che Fontana o gli altri che rivendicano quell'autonomia e tutti sono tiepidini, non sanno, sì è buona però, ma non troppo, forse. Ma se qualcuno avesse letto il progetto di autonomia, soprattutto nella formula in cui l'ha chiesta Zaia, noi diventiamo di più di un cantone svizzero in termini di autonomia. L'avete letta? No. Leggetela e poi il giorno dopo dici: cazzo, ma quella secessione quasi ci tira vicino. No, non è la secessione, ma ciascuno può decidere a casa propria. Per poterlo fare bisogna anche andare fuori dai coglioni, basta chinare la testa rispetto a queste robe qua. Però ho avuto anche un altro pensierino: se Gesù Bambino mi ha ascoltato su Fioramonti, ho anche l'aspettativa che mi ascolti anche la Befana, Santa Epifania, che dicono a Roma, da noi non è che si festeggia troppo, nessuno mette fuori le calze se non per rammendare, non per farsele riempire di regali, però a Roma si dicono: l'epifania che tutte le feste si porta via. E allora lo ripeto: che tutti i governi si porti via. Oggi abbiamo visto lo splendido presidente del Consiglio Conte. Cioè, ragazzi, ma perché fischiate? Lasciategli fare, perché stanno facendo tutto per conto loro, stanno autodistruggendo. Io non devo dire niente, la politica la metto da parte questa sera, ma io voglio aspettare non il 6, all'inizio di gennaio, quando devono affrontare l'Ilva, l'Alitalia, la prescrizione che non finisce mai. Hanno tanti di quei casini che non lo so se arrivano alla Befana, Quando arriva l'Epifania dice: cazzo, non c'è più il governo da portare via. Però, siccome io mi fido di Gesù Bambino e dell'Epifania, però la nostra parte è meglio che la facciamo prima, gli abbiamo messo giù un pochino di trabocchetti. A dicembre abbiamo convinto, diversamente da quel che dice Di Maio, per cui ho una grandissima stima in termini di venditore dei prodotti al San Paolo, ma politicamente no,
È un apprezzamento anche quello, c'è chi non riesce neanche a far quello, se Di Maio venisse alla Curva Nord a vendere dei prodotti all'Atalanta, ragazzi miei, dico sa parte, non so come fa a venire fuori, però lasciamolo lì, anche il povero Di Maio, cazzo, anch'io sono scaduto negli atteggiamenti di questi scurrili parolieri della politica, anche a me ogni tanto scappa anche a me questa roba qua. Qualcheduno dei 5 Stelle ha deciso di passare con la Lega, e non sono tre di quelli modello, c'è una barzelletta dei carabinieri dai da mangiare la scimmia a non toccare i bottoni, sono dei professori universitari che hanno detto basta coi 5 Stelle, non ce la facciamo più, chissà come mai. A gennaio c'è anche qualche giornalista, ne arrivano ancora altri, ma ne arrivano anche dal gruppo misto, ne arrivano anche dal PD, miracolo. Ma ragazzi miei, voi siete degli ascetici, cioè bisogna anche avere la convinzione che qualcuno ogni tanto inizia a ragionare, quindi anche dal PD posso venire. Alla fine io non lo so a gennaio come il governo si è messo, e qualcuno dice ma tu stai comprando, io non sto comprando un cazzo, li metto sul carrello perché erano fuori gratis, perché non ci credono più e stanno venendo. Quindi i numeri in Parlamento io non so se ci sono ancora, ma io non voglio fare le operazioni alla Berlusconi che compro, io non compro un cazzo. Se vuoi vieni nella Lega, anzi quando arriva nella Lega pagano il contributo come tutti gli altri, se no col cazzo che ci vengono, e poi vediamo cosa resta della maggioranza. Qualcuno dice che è Renzi che farà venire giù tutto, anch'io lo pensavo, che avesse fatto l'operazione. Oggi però vi dico, se Renzi decide, faccio cadere la maggioranza, Renzi si trova lui, la Boschi, lì è un conflitto di interessi, e due o tre, ma tutto il resto restano in maggioranza. Per me la maggioranza viene giù perché casca Di Maio, perché crolla completamente i 5 Stelle e si disgregano, punto. Poi e chiudo, perché avevo promesso, con la vecchia logica, la prima regola è non rompere i coglioni alla gente, con due trappoline messe giù sul percorso, proprio per Natale come il topolino mette giù il formaggio, perché noi abbiamo approvato la riduzione del numero dei parlamentari, io sono assolutamente d'accordo, sono stato il relatore dei due provvedimenti di legge e quindi continuerò a propagandare che 600 fra deputati e senatori vanno benissimo al posto dei 1000, anche perché gli altri 400 non fanno un cazzo, prendono lo stipendio e basta, quindi se uno venisse lì, lavora, onore al merito, io vi dico che su 1000 lavorano in 50-75, tutto il resto non fa niente. Lo dico come vicepresidente del Senato, quindi i senatori potrebbero dirmi tu accusi il Senato, gli tiro fuori l'elenco delle cose fatte e la percentuale di quelli che, non dico fanno qualcosa, ma aprono la bocca. Ci sono senatori e deputati che non hanno mai parlato in vita loro. Se si chiama Parlamento, vorrai perlomeno parlare, oltre che prendere lo stipendio, solo quello. Niente, si accontentano di quello. Comunque, quel taglio ha un referendum in cui la gente dovrà andare a dire sì o no, si svolgerà per il entro la metà o la fine del giugno dell'anno prossimo. Però la Lega, che è cattiva, maliziosa e scornuta, ha preparato un altro referendum, per cui la gente può andare a votare
se introdurre il sistema maggioritario, sì. Cioè votare in ciascun collegio, Alzano, Bergamo, dappertutto, scelgo Tizio piuttosto che Caio, uno vince, uno perde, chi vince va al governo e governa 5 anni e basta con quei minestroni che stanno facendo come oggi, che ricordano il pentapartito della vecchia politica. Entro il 15 di gennaio, dal 15 di gennaio all'8 di febbraio, decideranno se è ammissibile il quesito proposto da 8 consigli regionali. Abbiamo predisposto tutto il percorso. Io penso che verrà giudicato ammissibile, e se verrà giudicato ammissibile, l'unica cosa possibile per tutte le forze politiche è andare al voto, perché se tu vai al voto, qualunque referendum abrogativo viene spostato all'anno dopo. Avete capito adesso come glielo ho messo nel culo? Loro che non